Ciao ragazzi, benvenuti ancora a questa ennesima bellissima puntata del mio videoblog. Questa volta parleremo del linguaggio fotografico. Ecco, come si fa a scegliere un fotografo? Perché scegliere un fotografo rispetto ad un altro? Bene, e come comunica il fotografo? Ogni collega, ogni fotografo ha un modo di comunicare. È difficile poter scegliere tra uno e l'altro, è difficile dire quello è migliore dell'altro, ma bensì i fotografi differenziano proprio dal linguaggio, dal modo con cui comunicano. La fotografia è una comunicazione. È brutto dire che quel fotografo è più bravo dell'altro o l'altro è ancora più bravo di quell'altro ancora, eccetera, eccetera, così a salire, a scaletta. No, ogni fotografo ha una sua caratteristica, ogni fotografo ha un suo linguaggio che è determinato dall'esperienza, dal modo con cui si è formato, da come si aggiorna ogni giorno e da quello che riesce a trasmettere. Quindi quando scegliete un fotografo fate attenzione a due cose in primis. La prima cosa, il genere fotografico. Ecco, se vi ritrovate sui social, sulle pagine dei siti di fotografi, vi ritrovate sempre le solite foto, quindi il bacetto, il primo piano, prendere in braccio e tutte queste cose, sappiate che vi state affidando a un fotografo della vecchia maniera, i fotografi fotocopia, coloro che fanno le fotografie tutto uguali, coloro che generano un servizio fotografico fotocopia. Quindi la tua amica che andrà da quel fotografo avrà la stessa fotografia tua. E come l'abito da sposa? Ecco, la sposa lo sceglie e pensa che sia solo per lei, che debba essere solo per lei. Immagina di trovarti quel giorno con un'altra sposa con lo stesso abito. È bruttissimo, è una delle cose più odiose. Ecco, è la stessa cosa pure il fotografo. Quindi cercare di evitare di avere l'album uguale alle proprie amiche. Quindi come si fa? Si sceglie un linguaggio giovanile, una persona che si aggiorna, un fotografo che puntualmente vi offre qualcosa di particolare. Bene, lì che dovete puntare in questi fotografi che hanno questa possibilità di comunicare in un modo diverso. E ve ne rendete conto dai propri siti, perché se una persona pubblica sempre, ha sempre foto diverse, ha sempre modo di comunicare in modo diverso, bene, quello è il fotografo che fa per voi. Ora vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!